Tom Tom, ciao Harry, sei bello come il sole, perché non vieni qui? Bene, 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 Harry Styles, Harry Styles. Oggi siamo qui per parlare delle tipologie di persone in aeroporto, perché siamo in estate, perché tutti in estate viaggiano e quindi vi potrà capitare di prendere un aereo. Quindi, siccome io ho preso un sacco di aerei nella mia vita e in aeroporto succedono sempre delle cose strane, sono qui per prepararvi agli aeroporti. E iniziamo subito perché altrimenti mi perdo in chiacchiere, come al solito ci mettiamo 28 ore. La persona ansiosa è la persona che arriva in aeroporto 8 ore prima del volo. Io ti adoro persona ansiosa, però ti assicuro che non c'è bisogno di andare cioè puoi anche non dormire davanti all'aeroporto tipo fan sotto il palazzetto la sera prima, perché anche se arrivi 2 o 3 orette prima massimo, ce la fai a prendere il volo 8 ore prima. È un po' esagerato. Poi abbiamo la traslocatrice. La traslocatrice di solito è un esemplare femminile, ma ci sono anche gli esemplari maschili. È quella persona che arriva in aeroporto, tu la vedi con non un set, proprio un esercito di valigie. Un esercito di valigie che arriva al check-in e spende tipo 480 euro di overweight, perché quando le valigie pesano più di un tot devi pagare. Quindi lei butta tutta la sua montagna di valigie, vedi tipo l'hostess che la vede arrivare. No, questa persona per anche solo 2 settimane di vacanza sente la necessità di prendere il suo armadio, ficcarlo dentro a delle valigie, stipare tutte le cose che ha in camera e portarsele dietro. La cosa divertente della traslocatrice è che poi molto probabilmente la metà delle valigie che si porta dietro neanche le aprirà, perché alla fine le cose che metti sono sempre quelle. Quando devi partire ti viene sempre il "oh mio Dio, mi deve servire tutto, pensate una volta mi viene voglia di mettermi queste e poi queste". Dopodiché abbiamo il maratoneta. Lui lo vediamo 5 minuti prima che il suo volo parta al tabellone dei gate, pronto a scoprire qual è il gate del suo volo. Ovviamente, sfigato poverino, lui è tipo al gate 1 e gli annunciano il volo al gate 187.002, quindi si dovrà fare tipo 8 km di aeroporto tra scale mobili e giri strani, e quindi lo vedi che praticamente annunciano il suo gate, lui guarda un attimo spiazzato tipo "oh mio Dio, mi devo fare 8 km di corsa in 5 minuti", si prepara con la sua fascetta, si mette lo zainetto in spalla e sta... e quindi tu lo vedi correre per tutto l'aeroporto, porello, poi speriamo riesca a prendere il volo. Poi abbiamo i dispersi. I dispersi sono quelle persone che... Motorini, motorini, grazie, grazie, ma la marmitta rumorosa sotto casa mentre Sofia gira i video. Okay. I dispersi sono quelle persone che vagano per l'aeroporto, le vedi, con la valigia, tipo in un nuovo mondo. Come, in che anno siamo, dove vivo, dove sono, che ore sono, con la faccia proprio dispersa, con tutta la tranquillità del mondo per l'aeroporto. Tu puoi tornare anche 2 anni dopo a prendere l'aereo a Malpensa e te li trovi lì che vagano per gli aeroporti, così, e guarda. E poi abbiamo la famiglia. La famiglia di solito è composta da una madre, un padre e dei figli. Solitamente però i figli sono piccoli, quindi distingueremo e analizzeremo tutti piano piano. Abbiamo la madre con i capelli fino a qua, che poverina probabilmente non ha dormito, con 800 zaini, valigie, borse, cose, che è in ansia per tutto, deve tenere tutto lei, deve avere tutti i soldi, tutti i passaporti, e ricontrolla la borsa per vedere se ci sono tutti i biglietti, tutti i passaporti, e conta i figli tipo 82 volte al secondo, quindi è parecchio in paranoia, la vedi un attimo che non c'è proprio con la testa. Poi abbiamo il padre solitamente è più tranquillo e serve a tranquillizzare la madre dicendole: tranquilla, li hai controllati 2 secondi e mezzo fa i passaporti, ci sono tutti. Pure lui è pieno di valigie fino alla testa, perché ovviamente è l'uomo, quindi quello che la donna non riesce a portare lo deve portare lui. E poi abbiamo i 2 figlioletti piccoli dispersi, tutti felici per l'aeroporto, che corrono da tutte le parti con la mamma che praticamente li vede e le parte l'occhio tipo "dove vai, vieni qua", e loro sono meravigliosi. E la cosa divertentissima è che anche la mia famiglia rientra in questa categoria, però io faccio parte della figlia grande che deve controllare i fratelli e allo stesso tempo portare le valigie, allo stesso tempo contare i passaporti e allo stesso tempo mantenere calma la mamma e aiutare il papà a portare le sue valigie. Bene, questi erano i miei tipi di persone all'aeroporto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un pollice in su come al solito e ovviamente
persone in aeroporto che avete incontrato voi, perché così possiamo fare un secondo video di tipi di persone in aeroporto. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui con Harry Styles.